Tifosi caldissimi, pronti a trascinare la propria squadra quest'oggi, aumenta di decibel sulle tribune. Un saluto agli amici all'ascolto, con me come sempre Daniele Adani. EATV vi porta a casa tutto lo spettacolo della Serie A Team. Sfida tra Torino e Inter. Il calcio sa regalarci sempre grandi emozioni e vale a tutte le latitudini. Speriamo sia così anche oggi. Io come al solito ci credo. Ecco la formazione di partenza del Toro. Vanja Milinkovic-Savic va in porta. Bremer per una maglia in difesa con Riccardo Rodriguez. Mandragora insieme a Lukic come interno di centrocampo. Per l'attacco la scelta è ricaduta su Sanabria. Ecco, con l'aiuto della grafica, la formazione dell'Inter. Pressing e raddoppio di marcatura sono il credo tattico di questa squadra. È chiara l'intenzione di non lasciare agli avversari il tempo per pensare alla giocata. Diventa complicato ragionare sapendo di avere sempre un avversario addosso non appena si riceve la palla. Le probabilità di essere costretti a forzare la giocata aumentano e quindi anche la possibilità di errore. Il rovescio della medaglia è che si rischia di concedere qualcosina dietro. Inter che può gestire il primo pallone del match. Cerca la profondità. Çalhanoğlu. Dzeko. Çala. Ottimo intervento in una zona pericolosa. Bremer provano ad aprire la scatola difensiva avversaria, prende la mira e calcia e il Torino va a segno. Il gol ci viene mostrato da un'altra inquadratura e guarda l'esecuzione, è perfetta Pier, abbiamo coordinazione, potenza, è un gran gol. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Perisic, Edin Dzeko, non va. Barella. Barella. Attenzione a Perisic. Ecco Gagliardini. Çalhanoğlu. Grande intervento del portiere. Tocca per il compagno. Barella. Nuovamente su Sanchez. Parata eccezionale del portiere. Non ci credo, Pier. L'avevo già vista dentro. Perisic. Ferma un'azione pericolosa qui. Partono in contropiede.
Sono scoperti dietro, attenzione. Hanno perso palla, è sfumato il contropiede. Çalhanoğlu. Alexis Sanchez. Prova a salire ancora lateralmente l'Inter. Çala. Tempismo perfetto, ferma l'azione avversaria. Lukic. La gioca profonda. Da lì può andare col cross. Serie prolungata di passaggi per il Torino qui. Sanabria. Suggerimento in area. Conclusione sporcata. Prez. E c'è un gol pazzesco al volo. Rivediamo il replay del gol. Ha sfruttato alla perfezione il passaggio all'indietro del compagno. Ha eluso bene il pressing, eh? E poi l'ha piazzata alle spalle del portiere. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. D'Ambrosio, palla che è uscita, ci sarà la touche. 674 TF, è pregato di spostarlo immediatamente. Perisic lo supera con il numero. Edin Dzeko. Çalhanoğlu. Palla che finisce tra le braccia del portiere. Tiro non potente, ma la parata è comunque ottima. Barella. Pallone mal calibrato e difesa che recupera. Rimessa laterale per il Torino. Per i padroni di casa, percentuali di possesso palle inferiori rispetto a quelle degli avversari. La scelta però è ben precisa. Vogliono lasciare l'iniziativa agli avversari e poi sfruttare gli spazi di ripartenza. E fin qui è andato tutto bene. Probabilmente il tecnico ha preferito attendere perché fossero gli altri a scoprirsi, per poi colpirgli in contropiede. Prova l'avanzata l'Inter. Palla allontanata e pericolo scongiurato per la difesa. Edin Dzeko. Altro possesso per Dzeko. Chiude bene il triangolo. Errore della circolazione nerazzurra. C'è la possibilità del contropiede. Possono sfruttare la ripartenza. C'era spazio, ma l'hanno gestita male. A tempo e spazio per il cross. Vediamo cosa fa ora. Cross spintato senza problemi. Darmian. Controllato il pallone da Skriniar. L'arbitro ha concesso un solo minuto di recupero. Sanchez vuole il tocco verticale e c'è il gol dell'Inter. Hanno verticalizzato la perfezione in occasione del gol, tagliando in due la difesa con questo lancio filtrante. Un gol facile facile, ma bisognava essere al posto giusto al momento giusto. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi, 2-1 al termine del primo tempo. Inter che può gestire il primo pallone del match. Si torna in campo dunque col punteggio a favore del Torino fin qui.
Brecalo. Hanno spezzato bene la trama qui. Barella. Darmian. Barella. Occhio all'Inter che avanza. Inter che prova a rendersi pericolosa con la circolazione del pallone. Possesso che torna agli avversari. Potrebbe trovare il pari. Eccolo il gol del pari che completa la rimonta. Oh madre mia, incredibile. Ma che ha combinato? Ma questo replay che non farà piacere all'autore del passaggio. Non si possono regalare certi palloni senza pagare le conseguenze a questi livelli. Segnato 2 a 2, bella partita, parità assoluta. Alexis Sanchez. Il possesso palla per aprire la difesa avversaria. Ecco Pret. Bremer. C'è spazio per andare. Subito smentiti, sfuma l'azione. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Sanabria. Perdono il pallone. Çalhanoğlu. Perisic. Da lì può andare col cross. Gagliardini, c'è il triangolo. Inter che prova a rendersi pericolosa con la circolazione del pallone. Lascia partire il tiro. Ci sarà calcio d'angolo per l'Inter che vuole il vantaggio. Pesca dalla panchina l'allenatore dell'Inter con questo cambio. Fuori con il numero 7 Alexis Sanchez. Entra in campo con il numero 10 Lautaro Martinez. Opta per la soluzione ravvicinata. Interessante la verticalizzazione qui. Brutta entrata, qui può arrivare un provvedimento disciplinare. Azione punita con il cartellino giallo. L'arbitro ha semplicemente applicato il regolamento. Intervento in scivolata, ma che prende nettamente le gambe dell'avversario, non il pallone. Il Toro cambia qualcosa. Dentro con il numero 11 Marco Piazza. Azione che si spegne, palla comoda per il portiere. Lautaro. Gagliardini. Perisic può ricevere una posizione interessante. Ha spazio, prova. Attenzione, il pallone è lì. Smetta la minaccia. Piazza. Ci sono metri a disposizione. Respinge la conclusione. Piazza. Incredibile questa parata. Chance su calcio d'angolo da sfruttare per passare il vantaggio. La reazione dei tifosi è tutto un programma. Sicuro il portiere che risponde a questo tentativo dalla distanza. C'è la sostituzione in casa Inter. Numero 22 Arturo Vidal. Corner in area. Difensore attento sul cross, può rinviare. A Piazza dice di no con una super parata. La mette in area, pallone che viene allontanato.
vuole il tocco verticale, appoggia su Brekalo, sul tiro ravvicinato che ha fatto Handanović. La mette in mezzo, spazza via, occhio a Piazza, palla deviata e intervento decisivo. Perisic, Çalhanoğlu, Barella, Barella. La situazione di parità, c'è un altro match che si sta disputando oltre a quello in campo e la sfida è sugli spalti. Senti le due tifoserie come provano a trascinare la propria squadra verso il gol. C'è spazio per il contropiede, non è solo, occhio a Piazza, occhio al volo e c'è la rete, passano in vantaggio quando manca poco alla fine. Il tempo è dalla loro parte, dovranno farselo bastare e riversarsi in avanti per tentare il tutto per tutto se vogliono ciuffare almeno il pari. Azione del gol che merita di essere rivista, contropiede micidiale direi. Ne è venuta fuori una conclusione sul primo palo che non ha lasciato scampo al portiere. Si riparte con l'Inter costretta a inseguire. Minuto 85, stanno amministrando il vantaggio, ma ovviamente la partita è ancora aperta. Recupero che sta per finire, Inter che prova ancora. D'Ambrosio. Occhio, intervento brutto, vediamo cosa decide l'arbitro. Arriva il giallo per questo intervento. Deve stare attento ora se vuole finire la partita. La gioca corta. Lautaro Martinez, conclusione sporcata, occhio al calcio d'angolo che potrebbe fruttare il gol del pari. La tocca per il compagno, non riescono a spazzarla, non è finita. È una girata di testa che ha messo a dura prova il portiere. L'ha tolta dalla porta con un intervento da campione. Palla verso il centro dell'area, nulla di fatto qui. Ricardo Rodriguez, Bremer. Bene qui Perisic che interrompe l'azione. Fischia la fine l'arbitro, missione compiuta per i padroni di casa, sono arrivati infatti i tre punti. Un successo che ripaga gli sforzi, si sono presi i tre punti quando tutto sembrava ormai apparecchiato per il pari. È stato uno dei mattatori del match, una prova di altissimo spessore la sua. C'è la sua firma su questa vittoria, Pier. Per lui una prestazione davvero notevole che va al di là della doppietta messa a segno.